Su invito dell'amministrazione comunale, la senatrice Silvia Vono è stata ricevuta presso la sede municipale di Staletti. Ad accoglierla il sindaco Alfonso Mercurio, l'assessore Maurizio Torchia e i consiglieri comunali Giovanni Basile e Nicolas Voci. Un incontro franco, proficuo e cordiale nel corso del quale sono stati affrontati numerosi temi con un taglio concreto e propositivo. In particolare il sindaco ha posto all'attenzione della parlamentare calabrese una serie di questioni che investono direttamente la gestione degli enti locali, soprattutto con riferimento alle difficoltà di bilancio ereditate dal passato e al parallelo mantenimento della qualità dei servizi da erogare ai cittadini. Ripartire dal territorio è stato il concetto condiviso al tavolo della discussione. Turismo, valorizzazione del centro storico, infrastrutture viarie, PSA, piano spiagge sono stati alcuni degli argomenti toccati nel corso di un serrato confronto che ha registrato una sostanziale sintonia di intenti tra Vono, Mercurio e gli altri esponenti della nuova maggioranza comunale di Staletti. La senatrice, componente della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione per il Federalismo Fiscale, ha ribadito la propria disponibilità ad agire nel proprio ruolo istituzionale per dare voce ai bisogni del territorio. Tra gli spunti di riflessione più interessanti emersi nel corso della giornata, l'idea di mettere in rete una proposta comprensoriale intercomunale per il rilancio delle infrastrutture al servizio delle politiche turistiche. In un'area stupenda come quella di Staletti, in tal senso fortemente vocata sia da un punto di vista storico che naturalistico, ha argomentato Silvia Vono, che non ha nulla da invidiare alle mete più quotate del nostro meridione. Non è mancato un forte richiamo alle questioni del lavoro, già prioritarie nel contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle, oggi in primo piano nell'azione di governo.